Ciao a tutti. Allora, faccio questo video che sinceramente non avrei mai pensato di fare, però mi sono accorta che alcuni colleghi mi scrivono, vabbè, vedono i miei video su YouTube, poi mi contattano tramite mail e mi chiedono delucidazioni, magari mi chiedono di mandare loro una verifica, mi chiedono qualcosa riguardo un metodo particolare didattico di cui ho parlato e alcuni, non pochi, mi chiedono ma il programma, ma esattamente in prima in italiano cosa si fa in seconda, ma questa cosa in geografia la devo fare in prima o in seconda, quindi ho pensato di fare appunto un video dove spiego questo, che qual è il programma che abbiamo da svolgere. Poi il programma è libero, uno è libero di impostare come vuole le proprie attività, ma bene o male c'è un filo naturalmente conduttore che dobbiamo seguire, gli libri di testo naturalmente ci aiutano tantissimo. Ecco, però vi voglio un po' dire appunto in prima, in seconda e in terza cosa si fa in italiano, in storia e in geografia, come viene diviso il monte orario interno. Allora, partiamo con la classe prima, partiamo con italiano. In prima di solito si fanno come si chiama, quelli più semplici, i testi più semplici, più anche fantastici, appunto, la favola, la fiaba, la leggenda, il mito. Poi quindi pa si parte con questi, si inizia a fare la comprensione del brano, magari la divisione in sequenze per iniziare a lavorare sul riassunto, si fa un po' di ascolto, un po' di lettura. È logico che poi su ogni una di questi argomenti ci possono impostare un sacco di attività diverse, però bene o male anche le antologie presentano questi argomenti, no? Quindi favola, fiaba, leggenda, mito, i racconti umoristici, i racconti di paura. Sulla parte scrittura si lavora sul testo prevalentemente descrittivo e narrativo. Nel mio canale trovate video che spiegano appunto come insegnare a scrivere un testo descrittivo per quanto riguarda una persona, un animale, una cosa, un ambiente, eccetera. E poi ho messo qui più tematiche perché, vabbè, le antologie propongono tematiche differenti, magari di tipo ambientale, tematiche legate all'educazione civica. Non so, i diritti dei bambini, il lavoro minorile, lo sport, quello ognuno fa un po', si sbizzarrisce, fa quello che vuole. Io vi dico la verità, noi nella nostra scuola abbiamo abolito l'antologia, quindi faccio quello che voglio io, le tematiche che mi interessano, non so, la parità di genere, la questione dei diritti delle donne negate, vabbè, ognuno sceglie un po', quello che vuole. Teniamo presente che in prima c'è l'epica, di solito abbiamo un libretto a parte, ecco, il libretto di epica ce l'abbiamo. Solitamente si trattano l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide. Spesso e volentieri viene un po' lasciata in disparte perché l'Iliade e l'Odissea sono molto più alla portata di ragazzi di prima media, sono ragazzini di 11 anni, e poi si fa qualcosa per quanto riguarda l'epica medievale. Andiamo alla seconda. In seconda invece si lavora prevalentemente per quanto riguarda sia la scrittura che la lettura, comprensione sul diario, sull'autobiografia, quindi sul racconto personale, sul racconto giallo. Prima si faceva sempre la lettera, questa però è stata tolta dalla tipologia nella terna d'esame, quindi di fatto, e poi non si scrivono più lettere, per cui magari se ne fa scrivere una per far capire ai ragazzi appunto come si scrivono le lettere, magari si lavora sulla mail, c'è il genere fantasy che a me non piace in modo particolare, quindi io di solito sorvolo. Anche qui ci sono un po' tutte le tematiche che si possono andare a vedere. Poi con appunto le antologie si sbizzarriscono, c'è magari la parte di teatro, si può fare un po' veramente, si possono toccare tanti argomenti. Si inizia letteratura, però in seconda si parte con la storia della lingua, poi si va con gli autori più importanti del 300, con la nascita della lingua italiana, quindi Alighieri, Boccaccio, Petrarca, e si arriva fino al 700 scegliendo, non so, a me piace Ariosto, cioè, scegliendo un po' gli autori che voi appunto preferite. Calcolate che non si può fare tutto, non si può fare tutto. L'importante è dare un metodo di studio ai ragazzi, non è quante cose si fanno, ma come si fanno naturalmente. Classe terza, andiamo sulla fantascienza, sull'horror, sul fantastico, sul romanzo storico di varie tipologie. Abbiamo come tipologia scritta il testo narrativo, su cui di solito si fa un'analisi testuale un po' più approfondita di quello che magari si è fatta negli anni precedenti, per cui si va ad analizzare il narratore, la focalizzazione, il tempo, il luogo, i personaggi, le caratteristiche e via dicendo. C'è sul, per quanto riguarda
riguarda la scrittura importante, il testo argomentativo che ritroviamo poi appunto nelle terne d'esame. In letteratura si va sul 8-900, abbiamo tutta la parte della poesia di Leopardi, di Foscolo, di Manzoni e via dicendo. Tenete presente che in tutte le classi avete appunto da lavorare sul riassunto sicuramente perché con la nuova, appunto, col nuovo esame è stato introdotto riassunto e comprensione del brano, quindi lavorare sul riassunto perché poi io ho visto che i ragazzi lo scelgono, il testo argomentativo è difficile, non lo sceglie quasi nessuno, quindi si dirottano tutti o sul riassunto o sul testo narrativo descrittivo. Poesia solitamente si inizia in prima e poi si va avanti fino in terza, diventando, approfondendo in modo sempre maggiore la tematica, e poi c'è narrativa. Narrativa, ho fatto 3 video dove consiglio dei bei libri da leggere, sia in prima che in seconda che in terza. Andate a vedere se avete voglia. Grammatica, si fa analisi grammaticale in prima, analisi logica in seconda, analisi del periodo in terza. In prima c'è da ripassare tutta l'ortografia perché spesso e volentieri c'è questo punto dolente degli errori, orrori come li chiamo io, di ortografia. Ortografia che però vi porterete dietro fino alla terza. Ci sono le prove invalsi da fare, quindi questo sia dalla prima, anche qui ho fatto un video come non prendere 4 una prova invalsi, come lavorare, trovate anche dei video su come impostare la scrittura, se andate nella playlist didattica trovate tanti suggerimenti. Poi vabbè, sul programma di storia e di geografia non mi sto a soffermare, però vabbè, in prima si va dalla caduta dell'impero romano al 1003, scoperta dell'America al risorgimento e poi l'età contemporanea, tutto il 900 in storia. Il programma di geografia, ecco, il programma di seconda è lunghissimo, spesso non si riesce magari a finirlo, però dopo attenzione perché tutto quello che non si fa in seconda e si fa in terza poi diventa materia d'esame, per cui già i ragazzi hanno un sacco di roba da studiare, se gli buttiamo dentro magari tutto il risorgimento oltre alla prima, alla seconda guerra mondiale, il fascismo, il nazismo e tutto quello che c'è in terza diventa un pochino complicato. Geografia, fondamentalmente in prima si fa l'Europa fisica, quindi i climi, gli ambienti, il mare, il fiume, il lago, eccetera. In seconda si fa l'Europa antropica, economica, politica, si fanno gli stati europei, si fa l'Unione Europea. In terza, anche qui, lunghissimo, perché se qui io divido l'Europa fisica in un momento, antropica, eccetera, nell'altro, qui ho tutto, poi col mondo, tra l'altro, che è molto più complicato, mondo fisico, politico e i continenti, magari farò un altro video per spiegare come io tratto la geografia di terza, perché è tosta, è tosta. Tutti gli anni vi trovate, naturalmente, come primo capitolo del libro, gli strumenti della geografia, quindi i planisferi di solito in terza, i meridiani, paralleli, i vari areogrammi, istogrammi, eccetera, in prima e via dicendo. Il capitolo dell'educazione civica lo lascio a parte, anche perché ho visto, parlando appunto con colleghi che mi contattano, che un po' ogni scuola fa un po' la sua maniera, per cui vabbè, sappiate che ci sono anche ore di educazione civica da trattare. Attenzione, cosa devo valutare io in italiano? Cioè, devo mettere dei voti in scrittura, il classico tema, riassunto, relazioni, eccetera. Devo mettere dei voti, parlato, esposizione orale, lettura intesa come comprensione del testo scritto, può essere ad esempio l'invalsi, ma anche qualcos'altro, l'ascolto, quindi comprensione di un brano ascoltato, di un film, la prof legge e i ragazzi devono ascoltare e poi rispondere a delle domande, riflessione linguistica, cioè grammatica, letteratura, parte delle conoscenze e lessico, che solitamente viene valutato all'interno dell'invalsi. È logico che io non posso fare di ognuno per ogni argomento, che ne so, o faccio favola, fiaba, leggenda, mito, e per ognuno devo fare la scrittura, il parlato, la lettura. È logico che non posso. Sceglierò, ad esempio, non so, io faccio di solito l'ascolto quando inizio con i ragazzini di prima, che sono piuttosto piccoli, che devono ancora ingranare, eccetera. Sulla favola faccio l'ascolto, che è più breve, quindi la leggo, loro poi se la ricordano, eccetera. Mentre la lettura la faccio, ad esempio, sulla fiaba, che è più lunga, che è un pochino più complicata. Ok? Quindi si sceglie. Su questo faccio, su questa, magari sulla fantascienza, a me piace far vedere un film di fantascienza e poi faccio la verifica. Quindi ognuno poi sceglie appunto che tipo di prova fare per quel tipo di argomento. Obiettivi di storia, l'uso dei documenti, quindi bisogna dare documenti di scritti, iconografici, eccetera, e
farli analizzare ai ragazzi, quindi magari dare un articolo di giornale e far rispondere a delle domande, far dare delle immagini, magari non so, un'immagine di Mussolini che miete il grano e poi fare domande su questa immagine qua. Strumenti concettuali che sono quelle che erano le vecchie conoscenze, sono cambiati dopo la riforma Moratti, sono cambiate un po' le terminologie, però per farci capire, no? Gli strumenti concettuali sono le conoscenze dei fatti storici, le organizzazioni delle informazioni sono la capacità di stabilire relazioni sulle conoscenze, la capacità di creare delle mappe. Quindi mentre qui io farò delle semplici domande di studio, non so, parla degli avvenimenti importanti della Seconda Guerra Mondiale, qui invece io vado a chiedere il perché, perché scoppia la Seconda Guerra Mondiale, oppure succede prima questo, succede prima quest'altro, metti in ordine cronologico, leggi questo e fai una mappa. Questo invece è l'organizzazione delle informazioni, il lessico, terminologia specifica e produzione scritta orale. Io devo fare scrivere anche dei testi espositivi di storia, devo interrogarli perché devo sentirli oralmente sulla lezione. Per geografia gli obiettivi sono invece l'orientamento nella realtà e sulle carte. Mi chiedo sempre nella realtà come dovremmo fare a valutarlo. Quindi io porto ragazzi in un bosco, li lascio lì come Hansel e Gretel e vedo se sono capaci di tornare a scuola. Non lo so, vabbè, è logico che l'orientamento è facile da valutare sulle carte. Il linguaggio della geograficità, che non è tanto il lessico, come potrebbe far venire in mente questo termine, ma l'utilizzo degli strumenti propri della geografia, quindi grafici, tabelle. Devo dare delle verifiche in cui io faccio, appunto, magari analizzare un grafico e dico: allora, leggi questo grafico e dimmi cosa si dice di questo dato, cosa puoi ricavare, eccetera. E poi ci sono le conoscenze e le relazioni anche per quanto riguarda, geografia, definiti però paesaggio e regione, sistema territoriale. Ultimo, vi do un po' la divisione del monte orario. Allora, sono 10 ore per chi ha il tempo normale, chi ha il tempo prolungato sono 12 ore. Le 10 ore io di solito le divido in questo modo: in una settimana faccio 2 ore di grammatica, cercando di tenerle belle distanziate in modo che abbiano tempo di studiare e di svolgere i compiti, 1 ora di scrittura, quindi il tema, il riassunto, eccetera. Do sempre compiti, do 10 giorni di tempo però per fare questi compiti e li correggo sempre tutti, quindi magari ti ritrovi due classi con l'italiano, sono 50 temi ogni 10 giorni che devi correggere. 1 ora di lettura, comprensione del testo, ok, quindi magari vado a vedere appunto la favola, la fiaba, la leggenda, il mito, il testo fantascientifico, eccetera. 1 ora di letteratura, che è la mito epica in primo e poi diventa effettivamente letteratura in seconda e in terza, 1 ora che chiamo un po' jolly di invalsi parlato, magari una volta ci esercitiamo sul parlato, una volta facciamo le prove invalsi, eccetera. Questa narrativa la lascio dopo, 2 ore di storia, 2 ore di geografia. Narrativa, in realtà io non faccio l'ora di narrativa, io mi tengo il libro di narrativa da leggere nel cassetto e quando ho 10 minuti, un quarto d'ora, perché magari 2 ore, 3 ore di lettere, quindi siamo alla fine, ci rilassiamo e io leggo il libro di narrativa. Quindi quello lo tengo magari dopo le verifiche, ci rilassiamo un attimo e lavoriamo in questo senso qua. Avrei un sacco di cose ancora da dirvi, pensandoci però diventa troppo lungo, per cui per adesso finisco qua. Spero di essere stata utile a qualcuno, soprattutto a quelli che magari stanno facendo l'anno di prova oppure hanno vinto il concorso, vi auguro, e dovete iniziare a lavorare nella scuola italiana e così magari vi ho chiarito un pochino le idee. Se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, mi raccomando, e se avete bisogno di qualcosa, claudiafumagalli@live.it, scrivetemi che io prima o poi vi rispondo. Arrivederci a tutti.